Oggi parliamo del re dei re di tutti i bug, il bug che ha scosso tutta l'umanità. Stiamo parlando del Millennium Bug, anche conosciuto come Y2K o più semplicemente come il bug del millennio. Sì, perché c'erano testate giornalistiche che, come state vedendo, che usavano questo termine. Lo so, è un obbrobio, il Millennium Bug. Secondo i giornali, le macchine si sarebbero ribellate, ci avrebbero mangiati, il mondo sarebbe andato a puttane. Ah no, già quello è successo. Beh, dicevo, il mondo sarebbe andato alla rovina. E anche su questo siamo sulla buona strada. Ripeto, il mondo non sarebbe più stato come lo conoscevamo, eppure non è successo un cavolo. Eh sì, sarebbe dovuto essere il bug del nuovo millennio che doveva introdurci al XXI secolo con tanto di disagio, ma non accadde nulla, o meno, non accadde nulla di catastrofico. Molti di voi se lo ricorderanno con quel sentimento tra nostalgia e bufala. Ma quindi c'è davvero da preoccuparsi? La risposta in breve è sì. Siamo al sicuro? Forse. O forse no. Spiegare cosa sia il Millennium Bug è molto semplice. In un lontano presente, tipo 25 anni fa, molti programmi per computer memorizzavano l'anno utilizzando solamente le ultime due cifre. Tipo il 1988, ovvero il mio anno di nascita, veniva memorizzato in un programma come semplicemente 88. Questo perché è una di quelle storie legacy, ovvero del passato, che ci siamo portati avanti per 40 anni. Ovviamente non 40 anni a partire da oggi del 2024, ma dal 1999. Il Millennium Bug è accaduto 24 anni fa. Lo so che per quelli nati negli anni 80 sembra ieri, ma di fatto è passato un mucchio di tempo. Dunque, quando i primi computer stavano spuntando, la memoria costicchiava anche parecchio. Quindi, per ridurre al minimo l'uso dei bit che si faceva, si faceva di tutto. Ed è per esempio lo stesso motivo per cui in C e poi anche in altri linguaggi di programmazione sono spuntati gli operatori come più o meno, per risparmiare appunto bit. Rappresentare un anno con quattro cifre servono 2 byte, ma se lo rappresento con le ultime due cifre me ne serve solamente uno. Un risparmio del 50%. Ok, va bene. Togliamo le ultime due cifre dell'anno, tanto sono sempre uguali, 1 e 9. E quale sarebbe il problema? Il problema è che allo scoccare della mezzanotte del 1 gennaio 2000, i computer si sarebbero trovati un anno rappresentato con 00 e i computer avrebbero interpretato quell'anno, ovvero quello 00, non come 2000, ma come 1999. Saremmo tornati indietro di 100 anni proprio nel giro di un secondo. Ma è mai possibile che non se ne fossero mai accorti di questa cosa se tolgo due cifre? Sì, in realtà se ne accorsero subito. Un certo Bob Berner già nel 58 se ne accorse. Ma nessuno gli diede. Cioè, nessuno lo ascoltò, va. Ci provò per 20 anni. Già il mondo della finanza, a partire dagli anni 80, si era accorto di questo problema. Quando c'erano dei bond, non questo bond, con una data di maturità che andava oltre il 1999. La borsa di New York nell'87 spese 20 milioni di dollari assumendo 100 programmatori all'incirca per aggiornare tutti i loro sistemi. Insomma, il Millennium Bug era di fatto una catastrofe annunciata. E che cosa si fece? Quasi nulla. A parte quello che vi ho appena detto della borsa di New York, nonostante se ne parlasse, diciamo, si è fatto poco. Eppure le avvisaglie c'erano. Questo perché noi, anche qua nel mio computer, possiamo cambiare la data di un computer in qualunque momento e vedere cosa succedeva. Però vedete questo screenshot, questo di Apple Lisa, che già non accettava, diciamo, date dal 2000 in su. Quindi, in alcuni sistemi, non si poteva neanche testare questa cosa.
Ma il problema non erano neanche i sistemi operativi. Il problema principale riguardava tutti quei programmi che facevano i calcoli basati sull'età. Vi faccio un piccolissimo esempio per settare un contesto. Un tizio in Corea affittò una videocassetta in quello che doveva essere una sorta di blockbuster coreano e gli avevano detto che doveva pagare 8 milioni di won, equivalente all'epoca a 7.000 dollari, perché il computer gli diceva che aveva ritornato la cassetta con 100 anni di ritardo. E poi, sapete com'è? Se lo dice il computer, deve esattamente essere così. Fin del discorso. Voglio la spiegare che il tizio non era neanche nato 100 anni prima. Quindi, per farvi capire, il problema c'era e le prime avvisaglie si videro con 20 anni di anticipo e quasi nessuno fece una mazza. E quindi cosa accadde? Poco prima dell'anno 2000 le avvisaglie diventarono dei veri e propri sintomi. Nel febbraio del 1999 alla centrale nucleare di Peach Bottom da qualche parte negli Stati Uniti avevano aggiornato il computer che controlla le barre di controllo del reattore nucleare. L'avevano aggiornato per, diciamo, supportare le date a quattro cifre. Per testare che questo sistema fosse appunto immune dal Millennium Bug, cambiarono la data. Ma sbagliarono. Non cambiarono la data di questo sistema aggiornata, ma lo cambiarono per errore su un altro sistema che non era stata aggiornata. E tutto ovviamente andò a troie, cioè non giriamoci intorno. E ci vollero diverse ore per ripristinare il tutto perché la centrale nucleare andò in crash. In Italia, a dicembre del 1999, la Telecom inviò una bolletta per il bimestre gennaio-febbraio successivo con la data, o meglio con l'anno 1900. La Telecom dichiarò che accadde solo una volta e che i loro sistemi erano infatti immuni dal baco del millennio. Arriva il fatidico 31 dicembre 1999, ore 23, 59 minuti e 50 secondi. Si fa il famosissimo countdown. 5, 4, 3, 2, 1! Benvenuti e bentrovati pinguini in questo nuovo video di FK Storia. Io sono Valerio e se oggi state vedendo questo video è perché siete anche voi dei sopravvissuti del Millennium Bug. Sono per questo motivo fiero di tutti voi. Se volete sopravvivere anche a questo video non dimenticate di lasciare un like, commentare e ovviamente iscrivetevi al canale qualora non l'aveste già fatto. E quindi proseguiamo. Cosa accade allo scoccare della mezzanotte? Niente, non successe nulla. Talmente non successe nulla che molti credettero, e lo credono tuttora, che tutta la questione del Millennium Bug era una bufala. Ma lo era? No. Perché in effetti qualcosa accade, ma di lieve entità, se così possiamo dire. Alcuni dispositivi in effetti smisero di funzionare. Qualche registratore di cassa qua, qualche etilometro là, qualche tassametro là, però diciamo non è morta la civiltà. La cosa più grave che ho trovato su questa faccenda accade a Sheffield, qua nel Regno Unito. C'era un programma che calcolava il rischio di portare in grembo un bimbo con la sindrome di Down. Poiché questo programma non era stato corretto, sbagliava a fare i calcoli perché considerava le date, gli anni con le ultime due cifre e quindi causava diagnosi sbagliate. E ci furono due aborti e quattro nascite di bambini affetti da sindrome di Down, anche quando gli era stato detto le loro gravidanze non portavano rischi per questa condizione. Questo errore fu scoperto a maggio dell'anno 2000. Quasi sei mesi dopo. Ma come vi avevo mostrato in questo video qua, nel Regno Unito sono molto avvezzi a cagare di grosso quando si tratta di bug informatici. Seppur questa circostanza sia molto grave, almeno dal mio punto di vista, spero anche per il vostro,
Comunque, non causò la fine dell'umanità. Molti pensarono che sarebbe finita per tutti. Possiamo dire che molte delle conseguenze che l'opinione pubblica si aspettava erano derivate dalla stampa generalistica, che si sa, a creare disagi sono sempre i primi. Best Buy, è una sorta di Euronics americano, se riesci con questo adesivo, spegni il tuo computer prima della mezzanotte del 31 dicembre 99. Ho controllato se questa cosa fosse vera. Sembra che lo sia. Ma d'altra parte, cosa ci aspettiamo dai nostri amici americani che in preparazione per il Millennium Bug iniziarono a comprare armi? Non si sa mai se un computer inizia ad attaccarti. Quindi meglio comprarsi il fucile. Ma questo non vuol dire che il problema del Millennium Bug non ci fosse. Se i problemi sono stati circoscritti, non vuol dire che non sia esistito. Infatti l'amministrazione Clinton spese dei soldini e fece anche un bellissimo sito internet, y2gay.gov, tutt'oggi accessibile solamente tramite Wayback Machine. Diciamo che questo fu un esempio dove tutta la comunità internazionale di programmatori, non solo, si diede da fare per mitigare le conseguenze del Millennium Bug, e quindi siamo ancora qua a parlarne dopo 24 anni. Nessuno venne mangiato dalla fotocopiatrice come Nelson, lei Simpson. Come vi dicevo, sono passati più di 24 anni da quel giorno e siamo ancora qua. Minaccia scampata? Sì! O forse no. Ci sono stati diversi bug informatici relativi alle date e il prossimo accadrà il 19 gennaio 2038 alle ore 3:14 minuti e 7 secondi, secondo il fuso orario UTC. Ma perché mai capiterà in un giorno e in quell'ora ben precisa? Dunque, tutti i sistemi operativi derivati da Unix rappresentano le date utilizzando quello che si chiama lo Unix timestamp, che rappresenta il numero di secondi che sono trascorsi dal 1 gennaio del 70. E questo dato viene conservato in un intero consegno a 32 bit. Gli interi consegno possono rappresentare numeri tra meno 2.147.483.648 fino a 2.147.483.647. Tra il 1 gennaio del 1970 al 19 gennaio del 2038 alle ore 3:14:07 secondi saranno trascorse esattamente 2.147.483.647 secondi, tenendo anche conto di tutti i secondi intercalati che sono capitati nel frattempo. Ovviamente di questo potenziale bug ce ne siamo accorti in tempo e molti sistemi hanno sistemato questa, diciamo, vulnerabilità utilizzando un intero a 64 bit invece che di uno a 32 bit. Anche il kernel del nostro amato Linux, a partire dalla versione 5.6, ha risolto definitivamente questo bug. E quindi vediamo come andrà a finire. Mancano solamente 14 anni. E chissà se io sarò ancora qua su YouTube a fare video. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa facevate mentre il mondo era sospeso a un filo, il 31 dicembre del 1999. Io penso che stavo giocando a carte, come ogni anno. Quindi, grazie ancora una volta per la vostra attenzione e per aver trascorso il vostro tempo qui con me. E quindi ci vediamo alla prossima. Ciao Kilo!